anche quest'anno l'associazione musicale Piaggio Francia, l'associazione Rondinelle, insieme per regalare un sorriso ai bambini e ma ai malati in generale dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore in questo concerto Aspettando il Natale. Aspettiamo con gioia di fare questo concerto, visto l'entusiasmo che c'è stato l'anno scorso, ci siamo preparati un po' in anticipo quest'anno, quindi saremo qua a lietare i ragazzi e tutti gli operatori dell'ospedale in questo felice concerto. L'associazione è sempre presente, viene seguita tantissimo, insomma ha stabilito questa collaborazione sia con l'ospedale di Nocera ma anche con l'ospedale di Sarno, con il Martiri di Villa Malta. Siamo qui oggi come l'anno scorso, siamo contentissimi di essere riusciti a riorganizzare questo grande concerto, infatti approfitto anche per ringraziare il nostro maestro che è sempre molto molto disponibile. Abbiamo cercato di renderlo ancora più bello, infatti abbiamo quest'anno anche la zampogna, gli zampognari, per cui insomma in maniera che il Natale venga sentito ancora di più, perché sono convinta che questi sono i momenti che poi ci fanno davvero riscoprire il Natale con tutto quello insomma che sta succedendo nel mondo, quindi questo concerto veramente lo dedichiamo agli ammalati e lo dedichiamo anche alle vittime che ci sono state in Francia, perché veramente è un, diciamo, un brutto momento che stiamo vivendo, perché siamo vicini alla Francia come del resto del mondo. Per questo il nostro messaggio oggi è proprio quello di che questo concerto possa veramente regalare la pace nel cuore a tutti, specialmente ai nostri bambini speciali che veramente ne hanno bisogno. Maestro, a proposito di pace attraverso la musica, una nota che regala armonia e regala un sorriso. Dedichiamo questo concerto anche a loro, ma in particolare ho scelto un brano della tradizione francese che dedicherò a quel brutto momento che diciamo tutti il mondo ci ha visto soffrire.